c'è un'esperienza che ti arriva da tanti anni di lavoro, di conoscenza sia dell'interlocutore e sia poi tante volte c'è grande differenza per esempio da paese a paese. Tanto per capirci, se devi vendere in Germania o devi comprare dalla Germania, sono molto, molto diretti e molto, molto quadrati, ecco, se bisogna dare un termine, nel senso che se hanno idea di un prezzo, quello è. Ci sono veramente poche differenze, il margine quando vai a trattare una squadra tedesca è veramente basso. Quando si parla di italiani, spagnoli o portoghesi, diciamo che la trattativa è un po' più fantasiosa, si parte per chi deve vendere a certe cifre, chi deve comprare cerca di far capire da subito che invece le possibilità sono decisamente inferiori e poi si va avanti. E in qualche caso ho visto anche trattative che possono durare giorni o mesi per poi chiudersi sempre al punto di equilibrio che poi è il prezzo che entrambe le parti avevano in testa. Intanto le squadre hanno già iniziato a lavorare. Gli allenatori nel caso specifico si possono anche prendere ulteriore tempo per dare delle valutazioni ai propri giocatori. Spesso i ritiri iniziano a luglio, molti campionati addirittura tra i fine luglio e prime settimane di agosto cominciano addirittura a giocare le partite, quindi diciamo che c'è la possibilità di fare ulteriori verifiche, sia tecniche, sia per i giocatori che hai, soprattutto per quelli che devi andare eventualmente ad inserire. Si gioca un po' anche sul fatto che quando un giocatore magari è in più in una squadra e hai individuato quel tipo di giocatore, magari prenderlo alla fine ti permette di risparmiare ulteriormente qualcosa. Ci sono degli stipendi che sono magari i primi due, e oggi incidono anche quelli, che nel caso di un giocatore acquistato il 31 agosto vuol dire che per i primi 2 mesi sono stati a carico della società che deve cedere, ma soprattutto penso sia veramente un discorso più tecnico, cioè fino alla fine uno cerca di valutare bene l'organico che ha, la rosa che ha e se deve privarsi di qualche giocatore lo fa perché ha fatto delle valutazioni diciamo, per tutto il tempo che il mercato gli ha messo a disposizione. Se vai a vedere laddove c'è una programmazione per quanto riguarda le entrate, è il caso dell'Inter di quest'anno. Avevamo bene in testa che tipo di giocatori dovevamo mettere dentro questa rosa, ci abbiamo lavorato da subito e mi sembra che quasi la totalità diciamo, di quello che è la nostra rosa tutto fosse stato già definito entro i primi 15 di agosto, perché le idee erano già state concordate con lo staff, con l'allenatore, con la società. Nell'ultima settimana ci siamo dedicati diciamo, più alle uscite, non c'era la necessità di far nulla.